Preghiamo
celebriamo quest'anno, con la quale saremo spesi in ricordo del nostro paese. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'altro e fa che noi, tuoi fedeli, ma spesso da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del male e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia, donaci, Signore, una sorgente d'acqua viva che esalti per la vita. Perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore. Per Cristo nostro Signore.
Thank you.
nella scrittura. Ecco, io porto in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di ingiano, pietra di scandalo. Essi di ingiano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio sia acquistato, perché proclami le opere ammirevole di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Conoscete e lo
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà le più grandi di queste, perché io vado a vita dentro tante difficoltà in un modo sereno
non ci inquietano le cose più di tanto, lo dobbiamo ai nostri ascolti, direi preziosi, quotidiani, che abbiamo vissuto con i nostri genitori. E se oggi, ma questo lo dico in maniera provocatoria, se i ragazzi, i giovani, non ascoltano i più grandi, rischiano poi un giorno, quando lo saranno più grandi, di purtroppo non avere quel bagaglio giusto, quel bagaglio opportuno, per poter a loro volta reagire alla vita che è sempre difficile. Quindi la sua priorità. Mi piacerebbe chiedere a qualcuno di voi, ma è chiaro che questo lo faccio solo in maniera retorica, che cosa di più è importa delle cose dei propri genitori, delle parole importanti, spesso alla nostra età, età un po' avanzata, ecco, la mente va a quelli di a quelle parole, mio padre che diceva, mia mamma che diceva, ma perché ascoltava? Se noi non l'avessimo ascoltato, non potremmo ricordare le parole, quelle parole, le parole dei nostri genitori, che oggi sono veramente delle pietre miliari, cioè sono dei caposanti che effettivamente ci aiutano ad accadere. La sua preghiera, la preghiera è anche ascolto. E se domanda, è domanda che rivolgiamo al Signore, perché questo, perché quest'altro, Signore è molto, ma è anche ascolto. Cosa abbiamo ascoltato in questa nostra preghiera? Le pagine bibliche sono di una grande, di un grande insegnamento. E io oggi vorrei, insieme con voi, rilevare tre messaggi, tre insegnamenti del Signore. Chiaramente, come voi sapete, la parola di Dio è sempre molto ricca. Ci sono tanti insegnamenti in quello che abbiamo ascoltato. Ma io sento di condividere con voi tre. Il primo messo, che lo presento sotto forma di domanda. Che cosa è più importante? La preghiera o la carità? È un grande dilemma. È sempre così un po' il problema che ci troviamo noi dal punto di vista credente. E allora tante volte, dico per inciso, noi non veniamo in chiesa la domenica dicendo, sai, io ho da fare perché ho servito mia mamma che non sta bene. E oppure ho fatto questo atto di servizio a questo padre. E quindi non sono potuto venire in chiesa. E uno dice, beh, la carità è più importante. E fino a che punto si può dire che la carità è più importante della famiglia? È una domanda molto difficile. La prima lettura ci insegna che la carità non fa, ma deve essere sempre preceduta dalla preghiera. Ce lo insegnano evidentemente gli apostoli. Quando a un certo punto sentono il bisogno, proprio perché la carità è diventata molto, molto intensa, impegnativa, e dicono noi abbiamo e dobbiamo anche pregare, cioè dobbiamo trovarci lo spazio per la preghiera. Allora chiediamo a qualcuno che c'è di lui. E così sono forti in acqua e dice. Ma dietro questa storia che riguarda la prima comunità cristiana, quindi anche l'importanza e il valore del diaconato, e noi troviamo la soluzione a questa domanda. E certo che la carità è buona, ma se la carità non è preceduta dalla preghiera, la carità è buona, è fine. La carità diventa una sorta di, mi permettete il termine, filantropia, cioè cosa vuol dire? Un amore compassionevole verso le persone che hanno bisogno, tutto e finisce lì, e fanno tutti. Non è che sia la carità una caratteristica del cristianesimo, e quindi i credenti cristiani che vengono in chiesa, che pregano, che cercano il Signore, ecco, allora si distinguono dagli altri per la carità. La carità la fanno tutti. La carità però, e adesso qui riflettiamo un attimo, preceduta dalla preghiera, ci risentiamo.
sempre risorrendo. E quante volte noi sentiamo dai nostri genitori, adulti, anziani, ormai da degli anni, ormai siamo un peso che il Signore ci chiama. Ma tante volte, attenzione, questa affermazione, purtroppo, non dipende dal fatto che si vive, e anche per quello c'è una sofferenza molto pesante, ma anche e soprattutto perché noi non li sentiamo con coscienza. E quindi si sentono di più. Ora, quella preghiera, quando non è fatta con la preghiera, noi siamo in questa condizione. Ma quando invece la verità è fatta con la preghiera, vediamo che la verità diventa coscienza. Diventa secondo, attenzione. Perché questo è un punto su cui forse bisognerebbe pensare. E adesso lasciamo perdere che hanno effettivamente bisogno, ma che poi siete tutti ad avere bisogno l'uno dell'altro. Ma noi riusciamo a percepire il bisogno dell'altro. Bisogna sempre attendere che l'altro dica: ho bisogno di te. Certo che è vero che è così, ma a volte noi non siamo pronti a dire così. Dovremmo percepire, dovremmo capire, dovremmo intuirlo. E come si fa a intuire? Come si fa a intuire, faccio adesso un esempio, tra un marito e una moglie, che in quel momento la moglie ha particolarmente bisogno, ma non lo sa dire, non lo dice, forse non lo fa per altre parole, e sentire, il marito però capisce che ha bisogno e dice: guarda, io sono qui, ti aiuto. Ma come fai tu a avere una bella vita? Certo, l'affetto, l'amore, ma tante volte anche per non basta. Quando la carità è preceduta dalla preghiera, noi dobbiamo dire che la carità è veramente personale. Cioè, intuisce ed entra nel profondo del cuore di Gesù degli altri. Terzo, quando la carità è preceduta dalla preghiera, si fa quella carità che veramente è la vita. A questo non ci si pensa, ma guardate che estremamente interessante. Perché noi tante volte facciamo del bene e facciamo del male. E poi diciamo: oh, abbiamo fatto del bene, e in più ci fa anche così. Perché noi non ci accorgiamo che facendo del bene, in verità facciamo del male. Siamo umani. Quando la carità è efficace, quando la carità riesce veramente ad essere soddisfacente per il bisogno dell'altro, appunto che l'altro è contento di quello che riceve, quando la carità è preceduta dalla preghiera. E questo è il grande messaggio che ci viene dalla prima lettura. Noi pensiamo che la carità sia più importante di tutto, e quindi tante volte noi non preghiamo perché siamo più imprevedibili, ma non va bene. Non va bene perché la carità, per essere vera carità, una carità efficiente, come ho già detto, una carità che spiega, una carità che soddisfa, che è deliziosa, una carità che è dolcezza, ha bisogno di essere preceduta dalla preghiera. Ma attenzione, il testo che abbiamo sentito non parla solo di preghiera, ma parla anche di carità. Perché voi immaginate che uno preghi soltanto e non faccia la carità e dice: devo pregare. Quante volte succede che nei nostri momenti relazionali qualcuno, mentre noi preghiamo, e qualcuno ci insulta perché ha bisogno, e noi diciamo: beh, guarda, perché io devo pregare. Niente, perché noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione
c'è una volontà di Dio, e allora siamo chiamati ad essere credenti, ad essere fiduciosi nel Signore, e quindi a lasciare fare la sua, invece di essere troppo, come dire, indolenti anche nei confronti di Dio. Ma attenzione, potrebbe anche darsi che la preghiera non è ascoltata dal Signore perché non è preceduta dalla terra. E quello che succede, e mi dovete permettere questo piccolo inciso, evidentemente non ha nessun valore provocatorio, ma semplicemente di riflessione per noi, per crescere nella fede. Vedete, noi viviamo delle tradizioni, e delle tradizioni religiose. Il padre, mentre facevamo questo cammino di pellegrinaggio verso la chiesa, mi diceva che qui in modo particolare nella settimana santa ci sono dei bellissimi momenti di tradizione religiosa, a cui io spero nei prossimi anni, non so benissimo, di partecipare, di essere con voi e di condividere questo momento che è importante per la vita di una comunità cittadina come noi. Però attenzione, quando questo momento non è preceduto o seguito dalla carità, a che cosa serve? Abbiamo soltanto sfocato un istinto religioso, ma non abbiamo impiantato nella nostra vita la fede. Perché io sono convinto che in una processione può veramente dare la fede, può, diciamo, che dare la fede, coltivare, crescere, migliorare la nostra fede. Solo nella misura in cui quel momento di preghiera è un momento che ci invita alla preghiera. E così vediamo in che cosa possa consistere questa carità. E io credo che questa carità, che nasce dalla preghiera, è anzitutto perdono, è riconciliazione, è pace, è gioia, è dono di sé, e anche il dominio di noi stessi, delle nostre passioni, dei nostri istinti. Questa è carità, carità verso noi stessi, verso gli altri. E' così che miglioriamo anche, non solo le nostre comunità, ma anche la città stessa. Mentre ero fuori, qualcuno sicuramente c'era, la maggior parte eravate qui, ho così un po' sottolineato l'importanza dell'essere sul fare, ma non tanto per giocare su questi temi che ormai sono evidentemente troppo popolari e comuni, ma soprattutto per capire insieme che il fare, cioè fare delle cose belle, importanti, che restano per i nostri figli. Perché a questo non dobbiamo pensare che si è noi dobbiamo vivere la nostra vita oggi con grande senso di noi adulti, con grande senso di impegno, di responsabilità, perché noi dobbiamo preparare un posto per avere anche sentito nel Vangelo, dobbiamo preparare uno spazio vitale per i nostri figli. E allora è importante l'essere, ma l'essere senza preghiera e carità rischia purtroppo di essere, scusate il gioco di parole, un essere buono, un essere che non comunica, che non dice più nulla, che non sa consegnare la cosiddetta staffetta. Quando si corre c'è la staffetta, non si sa consegnare la staffetta, cioè quella parte di vita che abbiamo vissuto, che chiaramente noi un giorno dobbiamo lasciare consegnarla. Noi in quanto vogliamo, non vogliamo, ma in verità consegniamo la nostra vita ai nostri figli. E così di seguito, è stupendo, è una vita che non finisce. Questo essere si rinnova, si rigiovanisce, si rigiovanisce la grazia popolare, la preghiera che ha. Nella misura in cui i due non si fondono, ma interagiscono. La preghiera illumina la carità, e la carità, che è già luce di per sé, diventa brillante della presenza del Signore. Concludo così, carissimi fratelli e sorelle. C'erano altri due insegnamenti che nascono dalla seconda lettura e dal Vangelo, ma io credo sufficiente che il Signore ci abbia ispirato in questo senso.
esistenza solida su cui, come un condominio, costruiscono i nostri figli una casa sempre più robusta, una casa che dura per sempre. Thank you.
manifestazione del regno di Dio, preghiamo. Dio Padre tuo, tu conosci i pensieri del nostro cuore e scogli con tutti noi. Conduci le nostre vite su cose che hanno nell'attesa di essere con te e vederti nella beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
questo mistero. Nella notte in cui il Dio, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate il pane. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso punto, prese il calice, diresse grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù. Signore Gesù Cristo, benedetto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua vita. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Che lo spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.
hanno preparato un dono per il vescovo e adesso sarà consegnato. E approfitto nel frattempo per il vescovo a ringraziare Sua Eccellenza per la sua presenza tra noi e questo grande dono che abbiamo ricevuto. Ecco, sindaco, assessore. Finalmente, non solo